Abbiamo scoperto che nei tempi antichi sul nostro altopiano si parlava il cimbro, un'antica lingua. Abbiamo avuto modo di conoscere molti toponimi. Le nostre maestre ci hanno invitato a cercare le leggende cimbre legate al nostro territorio. Andiamo in biblioteca a cercarle? Sì! Ho trovato un libro che può fare a casa nostro. Anche noi ne abbiamo trovata una di davvero originale. Ista gabest an botta. C'era una volta, giù nel Stai, nei pressi di Cesuna, sull'altopiano di Asiago, un gruppo di beate donnette, persone piccole, astute e buone. Di giorno uscivano sempre nei boschi per raccogliere rami, radici o pigne e parlavano con le bestiole e con gli animali selvatici. Raramente parlavano con la gente, anche se qualche volta andavano in paese perché avevano bisogno. Una volta una beata donnetta andò vicino a una casa dove abitava una ragazza di nome Marietta per chiederle un po' di farina gialla. Buongiorno cara ragazza, avrebbe da darmi un po' di farina gialla per favore? Certo, ve la prendo subito. La ragazza le diede un bel cartoccio di farina e la beata donnetta, vedendo che in quella casa abitava una signorina di buon cuore, le regalò una bella matassina di lana bianca, dicendo che era vasta come il mondo e che non si stancasse di dipanarla. Marietta si meravigliò molto perché non capiva come quella matassina potesse essere ampia come il mondo. Ma alla fine capì, quella era la cosa più grande che potesse ricevere in cambio della farina mai donata. Alla sera la gente del villaggio di solito si radunava nella stalla. Qui c'era sempre un bel gruppo di donne, tutte col proprio lavoro. C'era qualche giovane che andava a fare la corte alle signorine. De alte loite che piaceva far filò, gaden calibe cotun junghe cotaso, e mittanandar proligan così. Sulle beseco al ciaro del canfin, de alte baibar tribolava col crossè, con quattro feri borde hosen del bebè. Le dirlen pulanava de scondon, se il batar vede che mola un stramuson. Ambota i tempi del filò, sta leggera un casino, se snabalava in male in ben. Eppure qualche uomo che sulla paglia chiacchierava e fumava aspettando l'ora di andare a dormire. Quella sera la ragazza li raggiunse con la matassina che le era stata donata e cominciò a raccontare cosa le era capitato durante il giorno. E tutti, pur meravigliandosi, le credettero perché quella era una lana che non si era mai vista. Marietta dipanò per tutta la serata, tanto che i gomitoli aumentavano, ma la matassina restava sempre uguale. Disfalo tira, dipana quel filo, ma la lana non finisce mai. Caldi indumenti basterà per tutti, nella stalla stretti a filò. Rismi con stea da home, vite di clastende taberne, clasvigneta sobon come. Dipanò anche il giorno dopo davanti casa sua ed ebbe lana per un intero paese. Buongiorno. Ma cosa ne farai, Marietta, di tutta questa lana? Le darò anche la povera gente. Noi e Susela. Un giorno, mentre Marietta era via, arrivò a casa sua una donna invidiosa. Vediamo
Vedendosi sola, quella cattiva donna cominciò a dipanare per finire la matassina prima che tornasse Marietta. Ma anche con lei non finiva mai. Maledetta matassa, ma quando finirai? A queste parole la matassa e tutta la lana sparirono. La cattiva donna si spaventò e nascondendosi corse via. Marietta, tornata a casa, rimase male vedendo che tutto era sparito. E pianse molto forte. Alzando gli occhi comparve la beata donnetta che la guardava e questa, senza chiederle niente, disse: in questo mondo c'è gente buona, brutta e cattiva che invidia il bene degli altri e di tutti gli amici. I cattivi moriranno, i buoni vivranno. Non avvilirti, buona Marietta. Chi ti è danneggiato non progredirà. Tra i tanti peccati, brutta è l'invidia. Dicendo ciò e regalandole un sacco di gomitoli di lana, la beata donnetta sparì come un'ombra. C'era una volta Istagabest Ambotta. Nei tempi antichi i nostri boschi erano abitati da creature magiche e misteriose, come splendide anguane danzanti e sognanti, e scherzosi sanguinelli. Ai piedi delle montagne, sui confini dei boschi, gli gnomi, protagonisti di questa leggenda, erano soliti a costruirsi variopinti villaggi. Un giorno, quattro gnomi coraggiosi, curiosi e amanti della natura si avventurarono ad esplorare una zona lontana dal loro villaggio e scoprirono... Nei pressi di Mezzoselva, la fantastica e impressionante voragine del Tagelloch. Decisero subito di provare a calarsi a esplorare l'ignoto. Si procurarono una corda lunga e robusta e scesero con coraggio, abilità e anche un po' di incoscienza nel profondo dell'abisso. Arrivati in fondo, i quattro giovani esploratori si trovarono di fronte a uno spettacolo meraviglioso, colate di ghiaccio, stalattiti e stalagmiti. I gnomi, felici ed esaltati, cominciarono a gridare, cantare e ballare, provocando un tremendo frastuono, che fu però la causa di un terribile evento. Da anni, un gigante di ghiaccio viveva come un letargo, proprio dentro a quella voragine buia e fredda. Quei rumori improvvisi lo stavano risvegliando. Il gigante spalancò gli occhi, si stirò, allargò le braccia, cercò di liberarsi da quella trappola e con rabbia e forza mostruosa tentò di raggiungere l'apertura da dove erano scesi gli gnomi. Creò una seconda apertura sfondando una parete vicina. Il gigante riuscì ad uscire solo fino al torace, ma questo fu sufficiente per lui per scoprire e ammirare cose che non aveva mai visto, le meraviglie della natura. Il sole! Il maestoso gigante non si accorse che proprio il sole piano piano aveva cominciato a sciogliere il suo corpo di ghiaccio. Gli gnomi, impauriti e impressionati da quel frastuono e dalla frana che stava provocando il gigante, se ne stavano nascosti in fondo alla voragine, vicini tra loro. Oltre al terrore
che provavano di fronte a quella creatura mostruosa. Erano molto preoccupati perché la corda si era sganciata. Come avrebbero fatto ad uscire? Il sole continuava nella sua opera e la creatura di ghiaccio era ormai diventata un enorme ghiacciolo che crollò all'interno della voragine. I quattro giovani amici, facendosi coraggio tra loro, pensarono di utilizzare la grande colonna di ghiaccio per risalire dal buco. Faticando, pian piano riuscirono ad uscire e a tornare nel loro villaggio. Quando arrivarono, trovarono il villaggio deserto e solo un vecchietto che li accolse e li informò che tutti li stavano cercando nel bosco. Il saggio suonò un campanello magico che, utilizzato in caso di necessità, richiamava a raccolta tutti gli abitanti. Quel suono richiamò velocemente tutti gli gnomi al villaggio e con emozione e commozione i quattro ragazzi abbracciarono familiari e amici, raccontando loro quanto era accaduto. Subito molti gnomi si recarono con loro a vedere l'abisso dove si era svolta la straordinaria avventura. Insieme decisero di rendere invisibile l'ingresso alla grotta, che poteva diventare pericolosa, coprendola con cespugli e piante. Infatti il nome abisso del Sesso deriva proprio da grande siepe, anche se qualche altro gnomo sostiene che il nome derivi dal gessone, ossia pezzo di ghiaccio, per ricordare la triste fine del gigante.